Salutini, salutini! Allora, eccomi qua per parlare finalmente dei regalini che mi avete fatto al mio terzo incontro, che mi ha fatto una ragazza in particolare che si chiama Gaia ed è un amore, quindi un salutone Gaia. L'incontro è andato molto bene, è stato molto piacevole rivedere alcune di voi e la maggior parte erano persone che non avevo visto, quindi sono stata molto contenta. E sono molto contenta anche di Gaia, che invece avevo visto varie volte, l'avevo incontrata questa ragazza e quindi mi ha fatto questi regali, sono stati molto molto ben accetti. E questo video è per ringraziare chi è venuto, per tranquillizzare chi non è venuto perché farò un altro incontro più in là, state tranquilli che ci sarà, ovviamente non ho finito, e per farvi vedere i regalini che mi ha fatto. Ok, se io mi metto così è perché prendo la copertina dal video, quindi capite? Me li ha fatti su questa bellissima busta di Subdued, anche se non c'è niente di Subdued, però la busta è molto figa, quindi grazie patata. E vi faccio vedere subitissimo cosa mi ha fatto. Prima di tutto mi conosce molto bene anche lei, sono molto contenta quando faccio gli incontri e vedo che mi conoscete così bene, perché mi ha fatto una cover. Sono troppo felice. Ed è una cover molto molto bella. Ora credo si veda meglio. Sta in questa scatolina. Ed è così. È brillantinata. Ovviamente l'ho già messa ieri per tutto il giorno. Sono stata con questa cover. Ma l'ho rimpacchettata per farvi bene il video. Ed è tutta glitterata. Scopre la maglietta della Apple. È semirigida ed è molto bella. Mi mancavano le cover glitterate. Ne avevo pochissime. Quindi ti ringrazio di avermi rifornito. E in più, dato che me l'ha regalata una di voi, ogni volta che sarà sopra il mio telefono mi ricorderò di YouTube, delle mie tigrottine e i miei tigrottini. Quindi adoro veramente l'idea che mi facciate delle cover perché vi amo, vi amo. E quindi è questa qua e ti ringrazio. Quindi questo è stato il primo regalo che ci è piaciuto, devo dire, parecchio. Poi un altro regalo importantissimo che mi ha fatto, è stata questa letterina con la carta rosa, e parliamone della carta rosa, ed è una letterina molto bella. Ora la faccio vedere così. E ovviamente è personale, è privata, quindi ti ringrazio molto di questa letterina. L'ho letta e devo ammettere che mi hai fatto un po' emozionare, soprattutto per varie cose che hai scritto all'interno. Poi un'altra cosa molto bella che mi ha fatto, non so se avete notato, ma è tutto rosa, a parte la cover. E anche il colore della cover è un colore che adoro, quindi ti adoro perché mi hai fatto tutto rosa. È questo. Allora, intanto vorrei spendere due parole sulla carta che ha scelto, perché è bellissima, c'ha tutti questi fiori e le fragole. Io ti amo, cioè tu sappi lo che ti amo, Giorgio. Grazie, Giorgio. E mi ha fatto quindi questa cosa qua con il fiocchettino rosa, ragazzi. Ed è una, se avete visto bene, che adesso spacchetto con voi, una coroncina di fiori. Una coroncina di fiori. Sono molto felice di questa cosa. Spacchettiamola. Ok. E mettiamocela immediatamente. Allora, è questa qui, che io ovviamente già avevo visto, però non l'avevo aperta, avevo aspettato per fare questo video. Ha l'elastichino per mettersela, per metterla. Io avevo solamente una coroncina di fiori e lei sa che io gli accessori li metto sempre nei video e anche per uscire a volte, dipende da che cosa faccio. Quindi è stata un amore e mi stupisce troppo come mi conoscete bene quando mi fate regali agli incontri, quindi grazie. Ed è praticamente questa coroncina qua con questi fiori, raga, enormi. Io avevo quella là con i fiorellini piccoli, ma questa, cioè che cosa, cos'è? Guardate che bella. Sono ovviamente fiori finti, ma va, però troppo belli, sembrano veri. E a parte le foglioline, sono tipo un po' arancio, cioè sono bellissime. E va messa, se non sbaglio, sì, in questo modo. Adesso regoliamola. Sono veramente troppo contenta di questo regalo. Aspettate, faccio in modo da vedere. È bellissima questa, cioè non è una coroncina normale, è adorabile. Conta che la vedrai in molti miei video perché è troppo troppo bella, cioè veramente adoro, adoro, adoro. Poi mi ha fatto una cosa che io adoro perché rimarrà perennemente nella mia stanza, infatti tra poco la vedrete qui. E un altro cartellone, sì! Stavolta da una ragazza diversa. Prendiamo questi così faccio la copertina. Ok, perfetto. Scusate, ma bisogna. Qui c'ho l'orecchio di fuori. Ecco, vediamo. Ok, mi ha fatto un cartellone.
Io adoro i cartelloni, raga, mi fanno impazzire perché sono le cose che rimangono per sempre, quindi mi stanno dietro. Ed è rosa. Allora, io già l'ho visto, ma adesso lo andremo a vedere insieme. Già l'ho visto, ma insomma, posso dirvi già come anticipo che è troppo bello, è enorme. Allora, iniziamo. È bellissimo! Allora, è tutto fucsia nella mia camera, quindi se si vede poco. Eccolo qua! Bene, sono molto felice, non so se si è notato. Andiamo a vedere. Qui ci sta l'hashtag con la data dell'incontro, il 19/11/2016, ed è stato il suo primo incontro, perché le altre volte ci siamo incontrate così, in piscina tra l'altro. Gaia, ti adoro. Qui c'è scritto 10 sogni e tu sei 9 di quelli, e credo sia una frase che è troppo bella. Qui ci sta il logo di Snapchat, c'è scritto Erna Furlan e poi sotto Idola, adoro. Ci sono le zampette, credo per simboleggiare il mio cagnolino. Poi ci sta la nota musicale, l'hashtag dance e l'hashtag Harry Potter, perché sono le mie due grandi passioni, quello sapete. E poi qua sotto c'è scritto l'inferno è guardarti e sapere di non poter abbracciarti. E poi, tra l'altro ci siamo abbracciate tante volte, quindi sono molto 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 contenta. E poi mi sta andando il fiore nell'occhio, regoliamolo. La cosa carinissima, stracarina, sono questi trucchi stampati sotto, vedete? Sono dei trucchi che io principalmente uso tantissimo, cioè il mascara, il rossetto rosso e l'ombretto. Cioè, credo l'abbia fatto, suppongo, apposta, insomma, ha messo, vedete, i trucchi. Quindi questo cartellone è troppo bello e andrà ovviamente qui dietro, quindi lo vedrai always proprio, quindi sì. Niente, questi erano i regalini che Gaia mi ha fatto, ancora un bacione e un saluto. Enormissimo, Gaia, mi ha fatto troppo piacere parlare con te. Poi mi ricordo Viola, Elisabetta, quindi saluto anche loro due, che sono venute anche loro due all'incontro. E ci sono varie foto che devo ancora mettere su Instagram, vorrei fare tipo un collage così. E quindi ringrazio tutte quelle che sono venute. A prescindere quelle che volevano venire e non ce l'hanno fatta, state tranquille, tranquille. Farò altri incontri perché io voglio vedervi tutti a 10.000. Quindi sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Qua da Elena è tutto. Un bacio grande, grande, grande.